esposto in procura del Movimento 5 Stelle contro una società partecipata della provincia di Alessandria, Energia e Territorio. Nel mirino del Movimento gli ultimi due bilanci in rosso della società. Continuano le polemiche a Cuneo sull'emergenza profughi e sull'appello del Vescovo di Mondovì ai fedeli di accogliere gli immigrati in arrivo. Il direttore della Caritas dice che la carità non diventi un business. Manca circa un anno al rinnovo degli organi della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, previsto tra marzo e maggio del 2016. Il toto nomine è già partito. L'ARPA Piemonte ha evidenziato livelli critici di inquinamento a San Damiano d'Asti, l'area del comune satura di benzene e polveri sottili. Gentili telespettatori del Piemonte, ben ritornati a Monitor. Come abbiamo visto dai nostri titoli, andiamo subito ad Alessandria e parliamo dell'esposto in procura del Movimento 5 Stelle contro una società partecipata della provincia di Alessandria che si chiama Energia e Territorio. Nel mirino del Movimento gli ultimi due bilanci in rosso della società. Dalle aule consigliari si passa ancora una volta a quelle giudiziarie. Cinque esponenti pentastellati hanno sottoscritto e presentato un esposto querela contro Energia e Territorio, società partecipata quasi interamente dalla provincia di Alessandria. Nel documento denuncia che ora passerà al vaglio dei magistrati, tre consiglieri comunali Malerba, Di Filippo e Camalleri e due consiglieri regionali Bertola e Mighetti chiedono chiarezza sull'operato di amministratori della società ed esponenti politici provinciali. A loro dire, si legge nell'esposto, l'esame degli ultimi due bilanci disponibili evidenzierebbero una gestione poco oculata delle risorse pubbliche da parte di Energia e Territorio. Ci stupiamo che questo fatto non sia già arrivato sui tavoli della Procura, perché dall'analisi dei bilanci di Energia e Territorio troviamo dei buchi neri, dei fantomatici buchi neri che assolutamente non ci lasciano tranquilli, perché questa società è ampiamente in passivo e in più ci sono delle società controllate di cui non sappiamo veramente quali siano i conti, i veri conti, perché ci sono dei crediti che a nostro giudizio sono inesigibili ormai. Ma l'amministrazione di per sé può essere, diciamo, con un bilancio negativo, ma di per sé può non determinare un atto illegale. Può essere semplicemente un'amministrazione con un grosso passivo, come ci sono tante società con un grosso passivo. Perché un esposto in procura? Perché questa società era praticamente a totale capitale pubblico, quindi gestiva soldi pubblici e non gestiva soldi privati. Per cui si è lasciato per troppo tempo che i costi di questa società continuassero a essere uguali o aumentare, mentre non vi era nessuna entrata cospicua, nessuna entrata degna di bilanciare queste uscite. Tra gli argomenti affrontati nella centralissima piazzetta della Lega con i giornalisti, anche quello della discarica di Sezzadio. Abbiamo presentato un ODG già 20 giorni fa, prima della sentenza del TAR, è un ODG riferito al piano di tutela delle acque più che alla discarica di Sezzadio, ma è un ordine del giorno che è riferito a tutte le situazioni simili a Sezzadio, tutte le situazioni in cui viene messa in pericolo l'acqua che beviamo. Dal 5 di febbraio al 18 di febbraio ci hanno detto ha il permesso, ma quello non è un parere tecnico, quello è un parere solo di un tribunale che non tiene conto dei geologi, non tiene conto degli studi fatti. Sono 3 anni che va avanti questa storia, abbiamo fatto dei convegni con fior di scienziati che sono venuti il 6 aprile del 2013 ad Acqui Terme, sono venuti dall'Austria, dall'Università di Napoli, dappertutto, e hanno certificato che quell'acqua lì si può anche pure imbottigliare perché è talmente pura. È chiaro che se tu li metti una discarica sopra, metti a repentaglio questo bene comune, un bene collettivo. Non è una cosa che di parte la nostra difendere la falda acquifera. La falda acquifera abbattesse già più del 70% della Valle Vormida. Il rischio che venga inquinata è un rischio veramente palese oggi, perché non si possono mettere le discariche dove ci sono le falde acquifere.
E la Procura di Torino aprirà un'inchiesta sulle accuse lanciate da Giuliano Soria, l'ex patron del premio Grinzane Cavour. Inizialmente si tratterà di un fascicolo contro ignoti, in attesa di verificare se ci siano spunti che possano portare a formulare ipotesi di reato. Intanto, per quanto riguarda gli episodi oggetto del processo, anche il procuratore generale Vittorio Corsi si riserva di fare ulteriori accertamenti sulle dichiarazioni di Soria, per cui ha chiesto la condanna in secondo grado a 11 anni e 9 mesi. Soria ha tirato in ballo politici, artisti, giornalisti e funzionari pubblici che avrebbero beneficiato in qualche modo del premio letterario. Regali, viaggi, soggiorni di lusso, feste, cene, denaro in nero, salvo poi voltargli le spalle non appena finito nei guai. Il bersaglio principale, Sergio Chiamparino, a lui Soria ha dichiarato di aver destinato 25.000 euro come finanziamento alla campagna elettorale del 2006, quando correva per essere riconfermato a Palazzo Civico, 20.000 euro consegnati di persona in un bar di Piazza Vittorio e 5.000 recapitati a casa dell'ex assessore comunale alla cultura Fiorenzo Alfieri. Tutti in nero, come in nero pagavo attori e artisti che partecipavano agli eventi, dice Soria. Chiamparino ha già dato mandato ai suoi avvocati di querelare l'ex patron del Grinzane. Ora toccherà alla procura fare luce su queste e altre dichiarazioni di Soria, valutando se esistano o meno profili penali, a cominciare dal finanziamento illecito ai partiti, o se si tratti di eventuali reati già caduti in prescrizione. La comunità islamica di Torino denuncia la scelta fatta dal ministro dell'Interno Angelino Alfano di invitare in udienza ufficiale non rappresentanti della corrente moderata musulmana, ma secondo alcuni estremisti che mettono a rischio il percorso di integrazione tra le due culture. Sentiamo. Via i moderati dentro i radicali. Il ministro dell'Interno Angelino Alfano ha presieduto al Viminale 3 giorni fa un incontro con i rappresentanti di varie comunità e associazioni islamiche, non i membri della Consulta per l'Islam, medici, giornalisti e associazioni che avevano iniziato un dialogo con il governo italiano ai tempi del ministro dell'Interno Giuseppe Pisanu e poi l'avevano proseguito con Giuliano Amato e Roberto Maroni, ma estremisti pericolosi per l'integrazione della comunità musulmana nel nostro paese, almeno secondo Ahmad Ejaz, mediatore culturale italo-pakistano, socio fondatore della Consulta per l'Islam. Da Alfano sono andati 7 membri dell'UCOI, Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia, un'associazione che secondo Ejaz sarebbe direttamente collegata ai fratelli musulmani e che vogliono applicare la Sharia, rappresentano l'Islam più radicale, sono conservatori e in molti casi estremisti. Oltre a loro anche gli imam delle moschee di Roma, Napoli e Palermo. Dice Aman Ejaz, non capiamo perché a rappresentare la vasta comunità islamica in Italia debbano essere dei religiosi che spesso nulla sanno dell'integrazione e che a volte nemmeno parlano bene l'italiano. Tra gli esclusi c'è anche Abdellah Mekun, imam di Torino, da 14 anni, presidente dell'Organizzazione Islamica del Mondo Arabo ed Europeo e ambasciatore di pace dell'ONU. Noi moderati conosciamo bene il terreno, mentre tra i rappresentanti che Alfano ha convocato al suo tavolo ci sono molti ipocriti che non hanno la forza di denunciare gli integralisti e chi appoggia l'ISIS. Era membro della prima Consulta per l'Islam anche Yunis Tufik, il giornalista e scrittore iracheno che lavora da anni per l'integrazione tra le due culture. Ospite di Giuseppe Cortesi in una recente puntata di Atlantide, aveva ribadito l'importanza di un'istituzione ufficiale in Italia che si impegni per promuovere il dialogo interreligioso. Qui in Italia manca un collante tra l'istituzione e la comunità, per cui negli anni passati il Ministero dell'Interno aveva costituito una consulta islamica ai tempi di Pisanu, mi ricordo, che faceva, dopo un lungo lavoro durato 2 anni eravamo riusciti a stendere una intesa tra lo Stato e l'Islam, la religione islamica. Però questo non è mai arrivato a buon fine, perché poi il ministero è cambiato e la consulta è stata mandata a casa. Ora manca una cerniera, diciamo così, un ponte che fa
rapporto di dialogo, di collaborazioni tra la comunità, e qui la comunità islamica in Italia è lasciata a se stessa, per cui è quasi archiviata, insomma è questa specie di isolamento, ma anche ghettizzazione, fa sì che poi lascia lo spazio a certi, a un pensiero integralista a evolversi, e ovviamente arriviamo poi a cellule integraliste che magari oggi, dopo tanti anni, si scopre che ci sono. Continuano le polemiche a Cuneo sull'emergenza profughi e sull'appello lanciato dal vescovo di Mondovì, di cui vi abbiamo già parlato nelle altre edizioni di Monitor, un invito lanciato ai fedeli ad accogliere gli immigrati in arrivo. Il direttore della Caritas dice che la carità non diventi un business, e proprio di questo tema e dell'immigrazione in Piemonte si parlerà nella puntata di Atlantide, che andrà in onda alle 20:45 questa sera su questa rete. Ma intanto sicuramente il tema dell'immigrazione è caro a Caritas, non solo qui in provincia ma a livello nazionale. Da tempo siamo molto preoccupati, perché non si tratta più di un'emergenza, ma questa previsione al di là numerica è ormai iniziata dal marzo del 2014. Credo che con tutti gli sforzi oggi rischiamo di andare al collasso, perché c'è il rischio che l'accoglienza degli immigrati possa essere vista come un'opportunità lavorativa o peggio ancora di guadagno. Quindi queste accoglienze devono essere spinte, motivate da altre motivazioni che non questo. Poi che ci possa essere un riconoscimento economico per chi si impegna, ma questo deve stare all'interno di un percorso maggiormente strutturato. Nello specifico di Mondovì ho proprio parlato ieri con il mio collega della Caritas. Ora, il vescovo è stato contattato dal prefetto, ed è chiaro che quando si parla di persone si cerca sempre di mettersi in quattro per accoglierli. Non è stato fatto un appello selvaggio pubblico a tutte le famiglie, ma siccome su Giar Mondovì c'è un'esperienza consolidata di alcune famiglie che accoglievano profughi, ma sostenuti dalle comunità parrocchiali, quindi c'è una comunità parrocchiale che sostiene quelle due famiglie di quella parrocchia che accolgono i profughi. E allora, con questa lunghezza d'onda, il vescovo ha risposto: prova a verificare se oltre le famiglie che già oggi sono disponibili ci sia la possibilità di trovare qualche altra famiglia, quindi una ricerca molto circoscritta, filtrata. Questo chiaramente, ma è normale, la gente legge e interpreta, e anche a Cuneo sono arrivate delle telefonate di famiglie che, se mi danno i 30 euro, sono disposto ad accogliere, e io ho risposto che assolutamente questo non può essere un percorso che ci può vedere, almeno personalmente come Caritas Cuneo, d'accordo. Cioè, si tratta, ed è credo questo, che manca a monte una strategia sia a livello nazionale, però quantomeno credo che serva, e spero e auspico che si apra un tavolo e un confronto provinciale tra pubblico e privato su questo tema, perché se no c'è il rischio che la cosa ci esploda, che non si riesca a governare, soprattutto si scateni la classica guerra dei poveri, e già abbiamo delle tensioni tra italiani che, purtroppo ormai sempre più schiacciati dalla morsa della crisi, non riescono più a tollerare, e non gli interessa, cioè non diventa il momento oggi di spiegargli i motivi dei trattati nazionali o quant'altro. E dall'altra parte sono un po' stanco che gli immigrati vengano sempre trattati come numeri e non come persone. Restiamo a Cuneo, manca circa un anno al rinnovo degli organi della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che è previsto tra marzo e maggio dell'anno prossimo, del 2016, anche se manca ancora un po' di tempo, il toto nomine è già partito. Manca ancora molto tempo al rinnovo degli organi della Fondazione CRC, previsto tra marzo e maggio dell'anno venturo. Indubbiamente è ancora presto per fare il toto nomi, ma già dai prossimi mesi si potrebbe iniziare ad effettuare una previsione di quelli che saranno i papabili consiglieri dell'istituto. Gli osservatori più esperti sanno che storicamente chi lascia lo scranno di consigliere comunale un anno prima, per capirci da questo periodo alla fine di marzo, lo fa per un motivo ben preciso: l'approdo nel consiglio generale della fondazione. Perché mai dovrebbero dimettersi, direbbe l'uomo comune. Ma la motivazione è chiara. Da statuto, infatti, chiunque riveste una carica elettiva deve aver lasciato tale carica da almeno un anno. Occhi aperti dunque sul Consiglio Comunale di Cuneo, quello di Mondovì e quello di Alba, che, messi insieme, contano su praticamente un terzo delle nomine.
Su 23 consiglieri, 3 vengono eletti dall'amministrazione comunale di Cuneo, 2 da quella di Alba e 2 da quella di Mondovì, mentre un altro ente con il potere di nominare 2 consiglieri è la provincia. Questo elemento dovrebbe far riflettere sullo strapotere che ha nelle sue mani l'astro nascente della politica cuneese, il sindaco di Cuneo e presidente della provincia Federico Borgna, che grazie al suo doppio ruolo ha la facoltà di essere decisivo su ben 5 nomine su 23, senza contare l'influenza che potrebbe avere sugli altri enti. Quindi il suo peso non è cosa da poco. Alcuni maligni dicono che la revoca delle deleghe dell'assessora Gabriella Roseo, notizia di qualche settimana fa, è stata fatta proprio tenendo conto delle nomine CRC. In tal modo il sindaco si sarebbe tolto un elemento scomodo dalla giunta, con la promessa di una ricompensa nell'anno venturo. Cosa risaputa è che 6 dei 7 componenti del CDA in scadenza nel 2016 sono al centro di un'indagine giudiziaria da parte della Procura di Cuneo. Le accuse sarebbero appropriazione indebita, falso ideologico, ostacolo agli organi di vigilanza, frode fiscale. Quel che è certo è che tra veleni e polemiche la fondazione non sta vivendo giorni tranquilli. L'ARPA del Piemonte ha individuato livelli di inquinamento incredibilmente alti per un comune di dimensioni ridotte come San Damiano d'Asti. L'aria sarebbe satura di benzene e polveri sottili e le cause sarebbero riconducibili al traffico, alle industrie e alla conformazione del territorio. L'aria del comune di San Damiano d'Asti è molto inquinata. La conferma arriva dai dati emersi dal recente monitoraggio realizzato dall'ARPA del Piemonte. I livelli di inquinamento presenti nell'area del paese sono paragonabili non solo a quelli della zona più trafficata di Asti, ma anche della zona di Torino Consolata e di altre di Alessandria. È quanto emerso questa mattina nel corso della conferenza pubblica in provincia, organizzata dall'ARPA Piemonte per illustrare i dati sulla qualità dell'aria. I livelli critici di benzene PM10 non s'abbassano nemmeno di notte. Tra le cause non ci sarebbero solo la presenza di 4 aziende che lavorano vernici e materie plastiche e il traffico veicolare, ma anche la conformazione del comune stesso. I dati sono stati raccolti nel corso di 2 distinte campagne regionali di monitoraggio su richiesta dell'amministrazione comunale sandamianese. Anziché ridurre la spesa sanitaria, se producessimo meno inquinanti allora sì che risparmieremmo sulla salute pubblica, ha detto Giancarlo Da Pavo, presidente Legambiente di Asti. Alla conferenza erano presenti tra gli altri anche l'assessore all'ambiente del comune di Asti, Maria Bagnadentro, e il consigliere provinciale Flavio Pesce. Sicuramente sono dati degni di attenzione. Adesso noi questa mattina stiamo illustrando i dati di San Damiano, che hanno un certo collegamento con quelli di Asti, proprio perché San Damiano è una realtà piccola che in realtà dimostra di avere delle criticità almeno simili a quella di Asti, nonostante le pressioni sul territorio siano estremamente più moderate che quelle che sono presenti in Asti. Ma San Damiano è più inquinato di Asti o in linea? San Damiano è, per quello che è stato misurato, nel punto in cui è stato misurato, inquinato all'incirca come la situazione da traffico di Asti, è paragonabile a diverse situazioni anche di città più grandi, tipo Torino Consolata, tipo punti di misura gestiti in Alessandria, e quindi c'è questa situazione che ci ha spinti ad approfondire, perché non si capiva all'inizio e ancora adesso ci sono dei dubbi cosa possa essere successo e perché in una situazione che ci aspettavamo molto più tranquilla. Ma perché quindi proprio San Damiano? A livello regionale è una delle più inquinate? No, in realtà questa iniziativa nasce da lontano. Ci sono state delle campagne di monitoraggio di qualità dell'aria ancora nel 2010 a seguito di una richiesta degli enti, tra i quali il comune di San Damiano, in un periodo nel quale si pensava di costruire a canale una centrale a biomassa, e quindi ci hanno chiesto un livello di fondo. Elaborando questo livello di dati, di questo livello di fondo, che tra l'altro è stato ottenuto anche lavorando insieme con i colleghi di Cuneo, quindi in modo estremamente controllato, abbiamo visto che alcuni dati erano perlomeno sorprendenti, vale a dire avevamo valori di PM10, valori di benzene che erano al di fuori di quello che ci aspettavamo. E appena
appena uscito al cinema il nuovo film di Silvio Muccino, Le leggi del desiderio, che racconta la vita di un life coach. A Torino esiste l'unico studio associato d'Italia di life coach e noi abbiamo parlato con le titolari di questo studio per capire un po' meglio questa professione nuova ma così gettonata, life coach. È uscito in queste ore in tutte le sale d'Italia il nuovo film di Silvio Muccino, Le leggi del desiderio, che porta per la prima volta sul grande schermo una nuova figura professionale che sta avendo sempre più successo e sempre più diffusa, quella del life coach. E a Torino c'è l'unico studio associato d'Italia dove lavorano due life coach. Che cos'è il life coach? Che professione è? Il life coach è principalmente una persona che ti ascolta e che è uno stratega del cambiamento, per cui in questo momento è una figura, diciamo, molto ricercata, in quanto le persone hanno bisogno di cambiamento e questo bisogno di cambiamento ha bisogno di una direzione. Noi normalmente insegniamo alle persone a scoprirsi e a prendere la propria direzione. In particolare voi siete life coach umaniste, che cosa vuol dire? Sì, siamo life coach umaniste perché è life coach che ha due caratteristiche essenziali. Innanzitutto si basa su un metodo scientifico e filosofico, per cui basi molto importanti e concrete che vanno all'essenza dell'uomo, per cui alla scoperta di se stessi, alla propria realizzazione e autodeterminazione, proprio nella direzione della felicità. Chi è che ha bisogno di un life coach oggi? Chi è che si rivolge a un life coach? Beh, allora, mi piacerebbe poter rispondere assolutamente tutti, diciamo a tutte quelle persone che si interrogano sul proprio grado di felicità nella vita. Com'è? Ha funzionato? Io mi sono chiesta quanto ero felice, non mi sono sentita adeguatamente felice e quindi ho cercato una soluzione. Il coaching ha funzionato prima di tutto su di me, io ho cambiato completamente professione e adesso faccio questa, quindi e mi sento molto più realizzata. Avendo visto il film, è fedele il tipo di rappresentazione che Muccino fa della vostra professione oppure non del tutto? Non del tutto, e questo è normale anche perché essendo un film sarebbe veramente difficile. Diciamo che oltre ad essere divertente è molto interessante perché la direzione che prende il film alla fine è proprio un po' quella che prendiamo noi, cioè tutti i protagonisti diventano felici perché inseguono se stessi. In realtà nel film si potrebbe pensare invece a un cambiamento, che bisogna magari cambiare, modificare, non essere se stessi per raggiungere il successo, invece in realtà tutti alla fine sono felici proprio perché realizzano i propri sogni, che essere essenzialmente se stessi. Ed è tutto anche per questa edizione del nostro TG Monitor, grazie a tutti voi per averci seguito, arrivederci.